Ciao amici, benvenuti anche oggi nel canale. Oramai è qualche mese che non pubblico video, il perché è che fondamentalmente ho utilizzato le stesse tecniche dell'anno scorso, i video sono presenti nel canale e non ritenevo di dover fare video sempre sugli stessi argomenti. E un piccolo appunto, mi hanno hackerato il profilo Instagram Apicoltura Pubriaca, di conseguenza la pagina è visibile, però io non posso più accedervi. Se dovessero arrivare messaggi, sappiate che fino a che non farò un altro video o metterò altri post dove dichiaro di essere io personalmente a scrivere, e fondamentalmente lo farò con un video su YouTube, cestinate il messaggio senza nemmeno aprirlo, perché francamente non so cosa sia successo, però me l'hanno hackerata e questo è quanto. Adesso valuterò se Instagram riuscirà naturalmente a farmi rientrare in possesso della mia pagina o eventualmente crearne una nuova o lasciar perdere, perché veramente mi sto rompendo le scatole di queste situazioni per colpa di quattro pidocchi che si divertono a fare i deficienti in rete. Detto questo, veniamo al video di oggi. Il video di oggi è incentrato sulla raccolta della propoli. Come potete notare, ho finito di togliere i melari dello scarsissimo millefiori che si è fatto, perché non so da voi, ma qua da tantissimo tempo che non piove, di conseguenza dopo la buttata di acacia, che è stata mediamente normale, neanche soddisfacente normale, è iniziata subito la bolla africana, diciamo così, e si è fatto modo che si bruciasse tutto, di conseguenza il tiglio è saltato, si sta raccogliendo un pochettino di castagno, ma anche quello con temperature di 30 gradi a quasi 1000 metri non rende, e in valle le medie sono davvero basse perché campi e fiori vengono bruciati e non danno nettare. Quindi, una volta tolti i melari, è giunto il momento di raccogliere la propoli. Quest'anno utilizzo per la prima volta anch'io le reti della Quarti. Sono reti in plastica flessibile con un'apertura più larga da un lato e più stretta dall'altro. Ora andiamo a vedere come le pongo. Come vi dicevo, tolgo anche l'apiscampo. Siamo qui. Allora, la rete va posta con le aperture più larghe nella parte sottostante che guarda la famiglia. Naturalmente va adagiata come fosse un escludiregina, ovvero non bisogna lasciare che passino, che ci siano spazio o quant'altro, appunto per evitare, come sta già iniziando a venire in questo periodo, problemi di saccheggio. Ha delle linguette qui che servirebbero per fare spessore, perché per fare la propoli serve un ricircolo d'aria, in modo tale che le api, sentendo che una loro parete non è completamente sigillata e non passando da quei fori, la vanno a riempire appunto con la propoli. Siccome queste alucce qui le trovo un po' scomodine, per ovviare al problema di fare uno spessore non faccio altro che utilizzare la cera presente nei coprifavi e che tutti bene o male abbiamo. Ne faccio delle palline belle toste, belle pigiate, e ne metto uno in un angolo e uno in un altro, volendo una anche al centro, e vado a riporre il coprifavo girato. Venite a vedere che si crea, fai il giro per favore, si viene a creare questo intercapedine. Naturalmente non potrà venire il saccheggio, perché le api, anche se entrassero, non riescono a entrare nel nido, però si viene a creare un circolo d'aria che le api da sotto andranno a occludere con la propoli appunto. Posso mettere già il coperchio e andare a procedere a mettere gli altri 50 diaframmini che ho. Io ragazzi ancora vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato in questo video, vi ricordo nuovamente che il profilo Instagram non è più in mio possesso, e chi dovesse avere bisogno mi può contattare mediante gli altri canali o su WhatsApp. Io vi saluto, fatemi sapere nei commenti cosa pensate del video e come voi raccogliete la propoli, poi magari ci scambiamo anche le ricette per fare la tintura madre di propoli, vediamo se utilizziamo la stessa ricetta. In particolare chiedo che se qualcuno sapesse fare quella idroalcolica, sarebbe molto interessante poterne carpire i segreti, diciamo così.
Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Buona apicoltura a tutti. Ciao ragazzi!